Salve a tutti e bentornati sul canale. Oggi mi trovo lungo le sponde di un piccolo corso d'acqua, di un piccolo canale della mia zona, e per una pescata di qualche ora in notturna. Quindi sono arrivato qualche ora fa e domani mattina smonterò tutta la mia attrezzatura. Siamo alle porte della primavera, la stagione però è ancora abbastanza fredda. E infatti la temperatura dell'acqua si aggira attorno ai 13 gradi. E niente, adesso vi faccio vedere un attimino come ho posizionato i miei inneschi. E essendo un piccolo corso d'acqua, minimo rumore possibile, si parla sottovoce, meno disturbo si arreca il pesce e sicuramente aumentano le chance di cattura. Eccoci qua. Allora, vi spiego un attimino come ho improntato la mia pescata. L'acqua è tendenzialmente ancora fredda, quindi ho utilizzato degli inneschi tutti bilanciati e una pastrazione piuttosto leggera e diciamo che mi permette di entrare in pesca abbastanza velocemente. Pesci di disturbo per il momento non ne ho visto, quindi ho adottato diciamo alcune tecniche che dopo vi faccio vedere. Tutti e tre gli inneschi li ho posizionati grazie all'utilizzo del barchino, che mi ha permesso appunto di effettuare una pasturazione mirata. Due li ho posizionati nel sottosponda opposto, mentre il terzo l'ho calato nel mio sottoriva a circa 25-30 metri dalla mia postazione. Allora, la prima canna calata nel sottoriva opposto con un omino di neve 20-15 con una pallina self-made pesce spesse aromatizzata al melone. La seconda canna l'ho posizionata sempre nel sottoriva opposto con un innesco invece più generoso. Infatti ho utilizzato una pallina del 25 sempre bilanciata con una pallina con una pop-up del 15. In questo caso vi faccio vedere un omino, ma la pallina che sono andato a utilizzare è la stessa, è sempre una self-made veramente veramente ricca di farine di pesce, idrolizzati, liquidi e attrattori. Nel mio sottoriva invece ho posizionato un innesco molto semplice, un terminale molto semplice con una pallina del 20. In questo caso sono andato a controbilanciarla con un chicco di mais finto. E questo perché? Perché nella pasturazione che ho utilizzato ho inserito anche qualche granaglia. Infatti sono andato a creare con delle farine di base delle piccole palline di pastura a cui ho aggiunto delle granaglie, del mais, qualche tiger, delle bacche d'acero, un po' di pellet di varia misura dall'8 al 2 mm. Questo sono andato a inserirlo nel barchino che mi ha appunto permesso di calare in maniera precisa e questo mi permette di creare una zona di attrazione immediata proprio vicino al mio innesco. Thank you.
la prima cattura della giornata. Bel gatto, abbondantemente sopra i 3 kg, in compagnia di Filippo, immancabile socio del Po, e quella è l'espressione della sua felicità. Non era proprio il pesce desiderato, ma oggi ci troviamo sul grande fiume per una sessione di qualche ora car fishing con l'amico Filippo. Siamo inizio primavera e inizia a fare caldo, le giornate si allungano e niente, speriamo di avere un po' di attività. Abbiamo già preso purtroppo un pesce gatto e il fiume è veramente basso. Ci troviamo in una zona dove alla nostra destra abbiamo una sassaia molto importante, quindi la corrente ci sbatte fin sotto i piedi, mentre alla nostra sinistra abbiamo un'ansa, anche questa ricoperta di massicciata, e niente, abbiamo pasturato preventivamente ieri, stamattina semplicemente con uno stringer e qualche scucchiaiata di boilies, e adesso aspettiamo di vedere cosa succede durante la giornata. Allora, il tratto del fiume dove stiamo pescando è caratterizzato alla nostra destra, come vi avevo anticipato, da un'imponente sassaia, invece alla nostra sinistra abbiamo un'ansa e con un fondale prettamente di sabbia misto a sassi, e alla fine dell'ansa un'altra sassaia. Quindi stiamo pescando in una zona ricca di ostacoli, ci sono dei massi veramente veramente importanti che potrebbero mettere a rischio le nostre lenze. Di conseguenza ho imbobinato un monofilo generoso dello 0,40 in bobina, e nell'ultimo metro della mia lenza ho aggiunto uno shock leader della linea MVR dello 0,50. Alla fine di questo shock leader ho inserito una classica girella bolt in cui ho inserito un piombo di dimensioni abbastanza generose, o in alcuni casi un sasso a perdere autocostruito. Dopodiché ho utilizzato un terminale combi, quindi una prima parte di fluorocarbon dello 0,50 e un'ultima parte di treccia con un libraggio abbastanza sostenuto. Ho innescato in questo caso una singola pallina del 20 con un chicco di mais finto. Su un'altra canna ho utilizzato sempre lo stesso terminale con una pallina self-made pesce spezie con una tiger finta. Nella terza canna invece
In questo momento sto utilizzando una doppia pallina fondante del 20, nello specifico la GLM Garlic della linea Reactor Bite, ma quando effettuerò il cambio nel pomeriggio voglio provare a utilizzare un innesco più generoso, perché abbiamo già preso un pesce gatto, quindi c'è un po' pesce di disturbo, e anche in questo caso una pallina self-made pesce e spezie del 30 con una pop-up del 20. Ho deciso di alleggerire l'innesco con una pop-up, cosa che di solito non faccio in fiume, perché comunque qui siamo leggermente riparati dalla corrente, quindi voglio provare anche questa strategia. E niente, al momento abbiamo catturato soltanto un pesce gatto, l'ha catturato Filippo ovviamente, e di dimensioni piuttosto generose. Dopodiché non abbiamo più visto attività. La stagione è comunque, diciamo, comunque agli inizi, quindi l'acqua non si è ancora scaldata eccessivamente, e niente, stiamo a vedere. Eccoci qua. Allora, la pescata sta per volgere al termine. Sono rimasto da solo per le ore del pomeriggio e niente, avevo ricalato, ripasturato, e subito dopo aver pasturato ho catturato due pesce gatti abbastanza grossi. Le carpe purtroppo oggi, nonostante le temperature buone, primaverili, non si sono fatte vedere. Mi è rimasto un'oretta per rimanere qui.
Thank you.